ecco, volevo sapere un po' il tuo punto di vista riguardo alla situazione del teatro, della danza, della cultura in generale in Italia in questo momento. Questo è il momento che stiamo assolutamente raccogliendo, per fare una semplificazione quasi, i frutti di quello che abbiamo seminato, punto e basta, cioè non ci sia un discorso, non ne vedo nemmeno, cioè è semplice, nel senso che c'è una crisi economica, d'accordo, si raccolgono i frutti di quello che si è seminato, tutto è molto semplice, cosa effetto, se c'è il buddismo, cioè è fatto, c'è un sistema che ha gonfiato, c'è un capitalismo che ha vinto su tutto, c'è un mondo che è stato assolutamente diviso da gente senza materia, uno spettacolo di bisogno, aspetta un attimo che sto parlando alla camera. E 300 persone, 300 famiglie hanno le stesse soldi di 54 stati africani, cioè comunque semplice, chiedono un sacerdote, non prete, un religioso, non sia queste parole. E quando si sono rovinati insieme la stessa cosa, e poi tutto sta esplodendo, cioè sta esplodendo perché la repressione economica. In Italia siamo sempre come al solito capofila, nel bene e nel male di tutte le cose, quindi noi abbiamo avuto 20 anni in questa situazione assolutamente disastrosa. Adesso vediamo un paese che non ha assolutamente vuoto di cultura, non a caso ha sempre bisogno di sostenere o appoggiare figure che riconosce, perché si chiamano Berlusconi, si chiamano Grillo, sono diversi, però io personalmente penso che non dobbiamo, noi siamo troppo legati all'immagine, riconoscere qualcuno da aiutare, questo io trovo assolutamente terribile come concetto, perché non abbiamo cultura. Punto e basta. Non abbiamo cultura, perché non abbiamo cultura? Perché nessuno più si è interessato di fare veramente cultura. I posti, i luoghi sono gestiti sempre dalle stesse persone, sono sempre stati legati alla politica, chi gestisce teatri sono persone che stanno da 40 anni, 30 anni, legate alla politica molto, alla sinistra, bisogna essere coscienti e dirlo, cos'è stato, perché la sinistra culturalmente si è sempre sentita che aveva, perché io sono un uomo di sinistra, veramente. Lo siamo, il cuore ce l'abbiamo a sinistra, se deve essere più aperto verso l'altro, verso l'umano, lo siamo, non parliamo più di sinistra, di capitale, di soldi, non è già quello che stiamo a sinistra, cioè una grande, tutto uguale, ma invece sì, attenzione agli altri, però quello che poi è successo è che c'è stato invece paradossalmente, perché ci aspettavamo un bisogno di rivoluzione, c'è stato invece un conservatorismo totale. Tutte le nostre immobili, tutte le nostre ferme, non si è dato spazio a niente, non si è dato spazio a nessuno. Cioè, a questo punto succede quello che sia inevitabile, cosa aspettavamo? Cioè, se mangi cacca, cosa vedi che viene fuori? Che viene fuori con la pelle morbida, è chiaro che ti viene fuori, perché poi l'altro lato è stato anche pensare per tanto tempo che quella cultura, che assolutamente non sono uno di quelli, cioè per esempio sono state in teatro, le cose sono quelle sempre straordinarie, sono dei registi che appartengono ad una generazione vecchia, che però sono dei grandi maestri, si vuole distruggere, vogliamo fare una rivoluzione cinese, via tutto. Non è che vogliamo buttare via Pirandello, parlando del mio caso, i classici, ma figuriamoci, dai classici adesso siamo alimentati dal teatro di Brecht, di Pirandello, di Shakespeare, di Cecco, sono stati dei grandi maestri, dei grandi rivoluzionari, proprio queste persone sono poi diventate entrate in un panorama borghese, assolutamente borghese, assolutamente reazionario, ed hanno perduto il senso della rivolta. Cultura è rivolta, cultura è rivolta nel senso di guardare il mondo con occhi diversi. Su questo punto mi vengo a dire, da un lato ultimamente mi sembra di sentire ovunque che stanno chiudendo teatri perché non ci sono risorse, sta un po' morendo tutto, dall'altro mi viene da dire, perché sento anche che invece ci sono dei teatri occupati, stanno occupando teatri un po' in tutta Italia, come il Teatro Valle a Roma, il Garibaldi a Palermo, altre cose che succedono a Macao, a Milano. Cosa? Beh, per fortuna c'è qualcuno che sta occupando i teatri, e questo è un grande, almeno sono gli unici elementi importanti che stanno in questo momento riemergendo qualcosa di riprendersi in luoghi in questo senso sempre.
In questo senso sono queste le, direi quasi le uniche manifestazioni di riprendersi in mano, perché ce lo dobbiamo avere, riprenderci in mano la necessità della cultura. Questo mi sembra assolutamente la cosa principale e unica che sta succedendo in questo paese, preoccupare che anche sì, questo mi pare che è assolutamente giusto. Mi è venuto in mente ieri quando parlavi del vuoto, che mancano i maestri, manca un po' appunto un ricambio anche di persone con nuova creatività, nuove cose, e questa cosa mi viene da chiedere, è legata al fatto che non ci sono risorse, quindi si fa fatica e per cui non ci sono cose nuove che nascono, oppure da questa crisi potrebbero magari invece, come alle volte succede, senza mezzi, nascere qualcosa? Assolutamente sì, cioè nel caso mio, anche se io devo dire che ho uno spettacolo molto grosso, molto costoso, lo so, perché c'ho tante persone, mi sono appoggiato alla mia Romagna Teatro, no, certe cose giuste, certe cose che non trovo assolutamente di contesto, io sono un rivoluzionario di sangue, non riesco a essere, poi anche io sono. Ma non voglio cercare compromessi, non ho mai avuto, quindi ho portato avanti il mio lavoro, ho il mio protagonista qua, l'ho detto, c'è un po' di c'è un po' che sta un po' che sta parlando, signor Nelson che sta passando, sì. È c'è un buone, sono diventato sui grandi attori senza Nelson, faccio un tanto associato, però per me è assolutamente fondamentale ricapovolgere con la maglia la cultura, sicuramente la noia. Che, però purtroppo spesso non riesci mai a creare un movimento, purtroppo questo mi fa soffrire, io per dire c'è tanto quel lavoro che non ho nessun problema, però sai, a una certa età mi piacerebbe creare un movimento intorno a te, perché ti dà un po' adesso passo mia mamma da poco, la vita è fragile, si muore, si va via, mi piacerebbe lasciare qualche cosa di più, perché non è solo che tu dica, più poter guardare, ma tanto poi quando poi finiamo l'X ne frega, non c'è spesato il termine, però mi piacerebbe che qualcosa si muova, però purtroppo il muoversi combatti con dei grandi muri, e questa è la verità, questo combatti con dei muri, con questa cosa. Si potrebbe usare benissimo la crisi per ricreare delle cose, io non voglio sempre citarmi, ma io ho fatto due film con un cellulare, e mi spiace, e sono film, uno era l'unico film italiano Venezia, il concorso Orizzonti, l'altro ha vinto il premio, che ho già preso più dal premio tre volte che tutto quello che mi ha costato il film, per dire, questo però io so che nervosisco, quando io vado nella mente romana della produzione e dico, ma il mio film è costato quanto? 3.000 euro, se vogliamo esagerare, perché sei indisponente. Cioè comunque un sistema come sei così indisponente, ma come venite tutti fuori da una sinistra, eravate tutti forse prima di lotta continua, no? È questo ragazzi, questo paese qua, che non ci abbiamo voglia, siamo attaccati alla poltroncina e non la vogliamo mollare, quindi io personalmente, anche se sono un buddista da 23 anni, quindi non sono un terrorista, anche se sono amico di Giovanni Senzani come un fratello di tanti ex terroristi, e non è che lì non faccio come ha fatto il mio amico della sinistra, che schifo, Senzani, ma ha fatto, ma di che, guarda come è stata finita, siamo stati dominati da un manager, siamo dominati dai manager, abbiamo un mondo dove la gente viene abbandonata e facciamo uccidono migliaia di persone, muoiono persone perché nessuna, non so, le industrie farmaceutiche non lasciano i monopoli per l'AIDS, sono seropositivo, so benissimo queste cose, in Africa muoiono con animali, facciamo perché è stato ucciso qualcuno sparando un po' follemente, è stato un momento folle. No, veramente ragazzi, o ci si racconta, o se ci si guarda in faccia, se ci si guarda negli occhi, oppure veramente. Io sono un non pacifista, non mi piace, non è quella roba di pacifismo. Io sono per l'armonia, sono lotto per avere, comunque penso che ogni piccolo gesto di violenza che fai verso un altro ti ritorni, io credo che quel momento in cui faccio la violenza. Però so benissimo che tu, nell'amore è una grande parola che abbiamo dimenticato, quindi lo so perfettamente che non è la pistola, ci sono molte pistole più piccole che fanno malissimo. Però appunto c'è bisogno di verità, questo paese ha bisogno di verità, questo paese è basato sul mio spettacolo, se l'avevo menzionato, sì, un paese che nasce su questa divisione, il lavorettino servitore di due padroni, qui c'è sempre il servitore di due padroni, sempre, puntualmente,
e questa è una caratteristica, cioè, questo paese, perché ovviamente sono qua a Roverete, in questo posto in mezzo di molto piccolino, dove comunque stanno facendo questa roba abbastanza, che potrebbe sembrare imbarazzante, comunque io sono più del mondo, ci sono appunto tutti i filosofi, ci sono tutti a parlare, a partire dal mio lavoro, devo dire, perché poi non è che parlano tutti, sono ancora vivo, spero di vivere ancora tanti anni, però a partire dal mio lavoro si fa una considerazione su quello che stiamo adesso. Allora, in un paese del Trentino, dove comunque qualcuno crede ancora in una cosa, deve essere capofila di un'esperienza, no? Come dire, c'è ancora qualcuno che crede... Ci sono ancora delle cellule di resistenza. Ci sono delle cellule di resistenza. A tutti i livelli, sia dell'occupazione del Valle, sia di posti come questi, che riconosco, sono posti che stanno investendo dei soldi, questo progetto costa una compagnia grossa, però ancora, perché su vari livelli puoi reinvestire, non è che tutti dobbiamo per forza fare cose con niente, ognuno è giusto, che io ho voluto andare nelle case stabili, perché io ho sentito che il mio lavoro, che è un lavoro che parla molto al pubblico, era giusto che entrasse lì dentro, perché se no se non entravo io, ma non è che, cioè, mi fermo un cazzo, scusate, del successo, che se ne frega. E però che tu prendi un posto, perché in quel posto puoi in qualche modo provare a muovere qualcosa. È vero che è dura, e lo dice uno che ha fede, che uno che crede nella rivoluzione e tutto, però effettivamente è dura qua dentro, è dura, questo paese è duro, è durissimo, questo paese non si vede, non si vuole vedere la verità. Noi abbiamo, da noi parte il nazismo, noi non siamo mai stati nazisti, noi siamo stati fascisti, noi se andiamo in Iraq siamo il paese buono, perché noi non facciamo guerra. Abbiamo questa chiesa che è micidiale, abbiamo non il prete, perché assolutamente sono delle figure di sacerdoti assolutamente straordinari, anzi assolutamente, la chiesa come istituzione. Ma la chiesa come istituzione di potere, una summit di una malattia agghiacciante, no? Ha creato questo potere anche sul dopo la morte, che diventa veramente imbarazzante, cioè uno Stato che non ha saputo essere laico, vuole avere sempre tutti i servili della chiesa, ma per favore, cioè scusate, ma per favore. E mi chiedo, ma c'è una speranza, non so, perché immagino che negli altri paesi sia un po' diverso. No, c'è anche negli altri paesi un momento critico, non farei troppo mito, soprattutto i paesi vicino a noi, la Francia, e non è così, ma c'è altre malattie, io non voglio nemmeno Germania, delle cose, in Germania c'è un chiedersi profondo, ognuno, io diciamo, girando, avendo un colatore di girare, ci sono dei paesi dove sta rinascendo qualcosa di forte, il Brasile, la Latino America, sta rinascendo, perché là la dittatura l'hanno vista sulla pelle, l'hanno vista segnata sulla pelle, il Pinochet era in Cile, e là era Pinochet, allora la gente dice, a noi non ci interessa, mi dicevano in Cile, non ci interessa, non so nemmeno che faccia abbia. Come lo sapete? Sì, l'abbiamo visto ma poche volte, lei non si fa, beh, una donna che è stata torturata 3 anni durante la dittatura di Pinochet, e non si fa vedere tanto, però a noi ci interessano i programmi, ci interessano le... Ecco, questa è una civiltà, e però purtroppo, ahimè, nasce in posti dove hanno conosciuto veramente, con la faccia vera, mi hanno guardato negli occhi la dittatura. Noi abbiamo avuto una marea di dittatori che però non si sono mai chiamati dittatori. Si sono chiamati papi, si sono chiamati Berlusconi, si sono chiamati questi nuovi, non si sono mai chiamati con la verità. Persone che hanno gestito, si chiamano banche, si chiamano tutti i leader. Allora, non vedendo in faccia il dittatore, noi pensiamo sempre che noi siamo così. Invece sono forme dittatoriali. Non abbiamo il nostro nemico. È da riscrivere. Allora, se magari non ti prendono, non credo che se magari in Cile sentivano questa mia intervista, mi mettevano dentro, magari qui non mi danno direzione di teatro, ma tanto me li danno lo stesso, a me non è proposta nemmeno la saga della salciccia. Va bene così, credo tanto lavoro, però essendo, diciamo, uno di quelli che... credo che sono forse uno di quelli che va per l'estero di tutti, la prima cosa mi dicono i francesi, ma chissà quanti piatti ci può prendere a gestire, mai uno, sono terrorizzati che arriva del volo. E dice il mio produttore, dice, ma tu lo sai fare, no, i conti so fare molto bene, fate con il mio commercio, so fare molto meglio di te, perché io ero bravo in matematica, quindi i conti li so fare. Ieri, hai visto che dai libri. Ieri ero un po' perso, devo dire la verità, ogni tanto le crocette, no, non riuscivo a dare il resto, mi sono un po' depresso, ma mi avessi dato analisi 1, analisi 2, ragioneria 1, 2, cazzo, non ti ricordo, manca più quel resto. No, qualcosa, ma so, non so proprio di quegli io artisti. Io pensavo ti mettessi lì a fare partita doppia. Io ho fatto le partite doppie, ho insegnato ragioneria. Ci ho insegnato, pensa che ci ho insegnato. Allora, quando qualcuno mi dice, ma no, tu fai, noi dobbiamo avere persone che si intendono di contrario. Io, scusate, ho insegnato a ragioneria. Pensate, ne so. Il problema è che dai fastidio, vai a mettere in crisi certe cose che nessuno vuole. Spero che non ci si porterà tutti nella bara la nostra poltroncina in giro. Questo, secondo me,
purtroppo avessimo anche una spiritualità un pochino più profonda che ci farebbe rendere conto che siamo tutti in una impermanenza totale e tutto è relativo e non invece ci aggrappa un altro potere, questa cosa qua probabilmente libererebbe anche tutte queste angosce e farebbe vivere la vita un po' più come un gioco, che poi è questo, giocare di più, essere più leggeri. Però io non ho speranza, ma citerei, non citerei il Papa, ma citerei Giovanni Senzani, lì della storia delle BR, che dico, perché il responsabile di Piccia, citerei lui per finire questa intervista quando è nel mio spettacolo. Non può influenzare perché è un buddista, se secondiamo tra un buddista e un terrorista. Facciamo un po' libero, è un ex terrorista, ha pagato 40 anni quasi, quindi tornate in libertà. E lì dice, io non credo tanto alla speranza, che non vedo, ma la fede come una speranza proiettata all'infinito, che è più avanti, la fede come un'infinito, sì, no, qualcosa cambierà, di sicuro, però speriamo che non dobbiamo passare le guerre, però sì, cambierà, di sicuro cambierà, sono sicuro, quindi su quello non lo vedo. Ti ringrazio, grazie tantissimo, ciao.